Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo ovviamente con la politica in primo piano perché questa è l'ultima giornata di campagna elettorale per tutti i partiti in vista del voto di domenica. Si moltiplicano gli appuntamenti sul territorio per gli ultimi appelli al voto. Domani ci sarà la pausa di riflessione per gli elettori in vista del voto di domenica, urne aperte, lo ricordiamo, dalle 7 alle 23. Il servizio è di Alfredo Primante. Ultimi minuti di campagna elettorale per candidati e partiti prima della tradizionale giornata di silenzio del sabato. Ultimi appelli agli elettori indecisi e soprattutto a quelli che vorrebbero non recarsi alle urne. Si moltiplicano gli appuntamenti sul territorio per chiudere una campagna elettorale che però non è stata esaltante sul piano dei contenuti, ma giocata piuttosto sulla contrapposizione ideologica e sulla guerra di posizionamento per consolidare il proprio elettorato. A Pescara Federica Chiavaroli della lista Civica Popolare ha puntato sullo sport come veicolo di crescita e di integrazione sociale. Ho imparato tanto dallo sport, ho imparato valori importanti, ho imparato il sacrificio, ho imparato il rispetto delle regole, ho imparato la solidarietà, il fair play e anche la meritocrazia, perché nello sport poi gioca chi è più bravo, chi si è allenato di più, chi si è impegnato di più. Testimonial della manifestazione Gianni Petrucci, già presidente del CONI ed oggi alla guida della Federbasket. Beh, nessun altro settore ha la forza che ha lo sport sui giovani, sugli anziani, sui malati. Perché? Perché ti fa reagire, perché ti fa prendere una rivincita dopo una sconfitta. Per cui è importante investire nello sport e investire sulle persone che credono nello sport. Restando nel campo del centro-sinistra, la lista Insieme, in due incontri distinti ad Alba Adriatica e a Pescara, ha illustrato il proprio programma. Per migliorare il nostro paese, Insieme per promuovere tante donne come la nostra candidata Esther Giuliani, Insieme per far vedere che si può ritornare ad avere l'ispirazione dell'Ulivo, che è stata un'esperienza felicissima per il centro-sinistra, che ha messo insieme le forze del socialismo, del riformismo, dell'ambientalismo, del civismo di Prodi. La lista Insieme, unitamente a, diciamo, alle componenti dei singoli raggruppamenti, si sono soffermati in particolar modo su sull'eliminazione di queste barriere, sul ruolo della donna, sul ruolo della donna nel lavoro, sul ruolo della donna nella politica. Cioè abbiamo fatto tantissime battaglie e per concludere anche la legge sul testamento biologico. Cambiando schieramento e passando al centrodestra, anche in Abruzzo l'annuncio fatto da Silvio Berlusconi rispetto al candidato premier indicato in Antonio Tajani è stato accolto con entusiasmo dal partito e dal coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano. Su Facebook Pagano ha scritto che è la più bella notizia che si potesse dare agli italiani. Nella sua visita a Pescara intanto Flavio Tosi, portavoce nazionale di Noi con l'Italia, ha ricordato come il suo partito costituisca il vero argine ai populisti. Siamo gli unici che non stanno giocando a chi la spara più grossa con promesse impossibili da realizzare, ha detto l'ex sindaco di Verona e assessore regionale alla sanità in Veneto. Dopo la tappa di Pescara, accanto ai candidati di Noi con l'Italia UDC, Giulio Sottanelli ed Enrico Di Giuseppe Antonio, Tosi è stato anche all'Aquila. Per il Movimento 5 Stelle Pescara è stato un importante crocevia di annunci a livello nazionale. Da Rousseau alla presentazione dell'eventuale ministro allo sport, l'ex campione di nuoto della Nazionale Olimpica, Domenico Fioravanti, così Alessandro Di Battista. Abbiamo detto che avremmo presentato una squadra di ministri patrimonio della nazione e non collegati esclusivamente ad una forza politica, e così è. Infine, da parte di Coldiretti Abruzzo, all'indirizzo di tutti i candidati e di tutti gli schieramenti politici, sono arrivate 5 proposte a costo zero racchiuse in un manifesto politico per il bene dell'Abruzzo e dell'Italia. Ai candidati è stato chiesto di firmare e condividere le proposte che vanno dall'etichettatura obbligatoria alla creazione di un ministero del cibo. Cambiamo argomento adesso, ci spostiamo a Chieti perché la Tari per le imprese e soprattutto per il piccolo commercio scenderà. Il sindaco Umberto Di Primio ha annunciato il nuovo piano tariffario. Intanto da parte dell'amministrazione teatina arriva la smentita rispetto al conferimento nella discarica di Casoni dei rifiuti della capitale. Vediamo.
A Chieti, mentre si scatena la polemica sul compenso del direttore generale della Teate Servizi, la società che gestisce la riscossione dei tributi nel capoluogo, raddoppiato come denuncia il Movimento 5 Stelle a fronte di una società che avrebbe gravi carenze nella sua attività di riscossione dei tributi locali, il sindaco Umberto Di Primio questa mattina, dopo aver incontrato le associazioni di categoria dei commercianti, ha presentato il nuovo piano tariffario della Tari, che comporterà importanti novità per le famiglie, le attività commerciali e le imprese. E abbiamo scelto di premiare con una riduzione maggiore le piccole attività, il piccolo commercio, i piccoli negozi di vicinato e comunque garantire a tutti una riduzione importante della Tari. Parliamo di una riduzione che si aggira in linea media sul 25% e che vedrà soprattutto, ripeto, privilegiare quelle categorie che oggi la crisi ha maggiormente penalizzato. Nei prossimi giorni lavoreremo anche sulle reali percentuali per ogni categoria e le offriremo nuovamente all'attenzione dei rappresentanti di categoria. Devo dire che anche sulle utenze domestiche, quindi anche per le famiglie, ci sarà una riduzione della Tari che ha un valore medio del 3%, perché di meno era aumentata questa lo scorso anno. Nel frattempo, sempre restando ai rifiuti, c'è allarme tra la popolazione teatina circa l'arrivo della spazzatura dalla capitale nell'ambito dell'accordo di solidarietà tra AMA, amministrazione romana e Regione Abruzzo. L'assessore ai rifiuti di Chieti, Alessandro Bevilacqua, conferma il trattamento nell'impianto della Deco, così come stabilito in partenza, ma smentisce il conferimento all'interno della discarica di Casoni. A questo possiamo dire tranquillamente che non succederà. Sapete perché? Perché è vero che la delibera riporta che i rifiuti dopo trattati vanno conferiti in loco, ma noi abbiamo detto alla Deco e quindi a Roma che non può succedere una cosa del genere, perché i metri cubi rimanenti della discarica sono a disposizione della città di Chieti, perché assolutamente noi non ci vogliamo accollare, la cittadinanza di Chieti, tutto l'onere di un trasporto dei nostri rifiuti fuori ATO, quindi fuori regione. Andiamo all'Aquila adesso, dove aumenta il personale del Genio Civile per evadere prima possibile le pratiche arretrate della ricostruzione. Il servizio di Daniela Rosone. Le pratiche arretrate del Genio Civile della ricostruzione privata del cratere aquilano saranno evase in due mesi attraverso un organico che è stato rinforzato sin dai giorni scorsi. Si è svolto infatti un proficuo incontro all'Aquila per affrontare il problema della mole di pratiche arretrate in evase dal Genio Civile del capoluogo. Vi hanno preso parte il vicepresidente della Regione Lolli, il consigliere regionale Pietrucci, il dirigente del Genio Civile Giancarlo Misantoni e rappresentanti delle categorie interessate. Il termine di due mesi per smaltire le circa 350 pratiche arretrate relative alla ricostruzione privata dell'Aquila, in cui sono comprese le 75 già in lavorazione, verrà ottenuto con un organico potenziato composto da 10 dipendenti di Abruzzo Engineering, 3 del consorzio ISEA e 15 professionisti esterni dall'elenco predisposto nei mesi scorsi per esternalizzare i depositi. Complessivamente 28 unità lavorative già entrate in servizio in procinto di farlo nei prossimi giorni. A questi si aggiungono 19 istruttori, complessivamente già operativi da almeno un mese, di cui 8 all'Aquila, 5 ad Avezzano, 4 a Sulmona e 2 a Teramo. Una volta smaltito l'arretrato a regime per la ricostruzione del cratere aquilano, al Genio Civile rimarranno in 19, 8 dipendenti effettivi, 8 da Abruzzo Engineering e 3 di ISEA, una composizione di organico che, la stima, dovrebbe consentire l'esame delle pratiche che progressivamente affluiranno senza la formazione di arretrati. L'obiettivo è evadere insomma l'arretrato e ripartire spediti senza ovviamente penalizzare l'accuratezza del lavoro, da cui dipende il valore imprescindibile della sicurezza degli edifici. Ci spostiamo adesso ad Avezzano, dove si è tenuto l'incontro per fare il punto della situazione sul nuovo ospedale marsicano. È arrivato il parere favorevole del Ministero rispetto all'accordo di programma sulla realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria e dunque sul finanziamento di 84 milioni di euro per la realizzazione dell'opera. Vediamo il servizio. Un progetto per troppo tempo è scritto sul libro dei sogni e ora finalmente operativo. Ha esordito con questo concetto forte e chiaro l'assessore regionale alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci, oggi ad Avezzano, per fare il punto sull'iter progettuale del nuovo ospedale di Avezzano. Parere favorevole dal Ministero della Salute sull'accordo di programma sulla realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria e dunque sul finanziamento di 84 milioni di euro, cifra prevista per la realizzazione del nuovo ospedale. E progettuale
progettista già individuato. L'azienda sanitaria nostra della provincia dell'Aquila ha già individuato il progettista, perché è l'azienda che deve fare la progettazione. Il comune di Avezzano nella scorsa consiliatura, quindi della precedente amministrazione, aveva anche individuato attraverso delibere consiliari o di giunta, non ricordo bene, l'area, il sito, quindi adesso di corsa si può procedere, speriamo, alla progettazione con l'affidamento attraverso gara pubblica per l'inizio dei lavori. La Regione Abruzzo ha lavorato soprattutto sul cambiamento della progettualità ereditata. Quali sono stati i cambiamenti principali apportati e soprattutto ciò che interessa più la cittadinanza, le tempistiche? Allora, nel momento in cui scavalleremo questa doppia gara, perché il problema delle gare in questo paese è che sono soggette molto spesso al ricorso, insomma si conoscono le procedure amministrative, hanno una loro peculiarità, però lo strumento che abbiamo adoperato è uno strumento più rapido del solito, perché è uno strumento nel quale l'intrapresa, una volta individuata che comincerà i lavori, potrà avere il primo euro soltanto dopo aver riconsegnato l'ospedale, quindi è tutto interesse di fare in fretta. Torniamo all'Aquila adesso, perché la residenza universitaria ex caserma Campomizzi rischia la chiusura. La denuncia è dell'ADSU, il contratto con il Ministero della Difesa è scaduto e la Regione non approva i bilanci, denuncia il Presidente. Il Sindaco replica: nessuno caccerà gli studenti, mentre la Regione rimanda le accuse al mittente. Vediamo. È scontro sulla residenza universitaria ex caserma Campomizzi tra ADSU, Comune e Regione. Non solo la residenza universitaria ex Campomizzi, che ospita oltre 360 studenti fuori sede, rischia la chiusura, ma la DSU rischia di non poter erogare neanche più servizi essenziali se la Regione non trasferirà oltre 1 milione di euro per le borse di studio degli idonei ma non beneficiari e se non approverà i bilanci. L'allarme è stato lanciato dal presidente Pierluigi Beomonte Zobel in una conferenza stampa che, tra l'altro, tra i destinatari della sua lettera dai toni infuocati, inserisce anche l'ex sindaco del capoluogo di Regione Massimo Cialente. Il Comune dell'Aquila, dice Zobel, non convoca la DSU perché vuole chiudere la Campomizzi, mentre la Regione non approva i bilanci. Se non sarà rinnovato poi il contratto ormai scaduto con il Ministero della Difesa, e questo sotto la regia del Comune, si dovrà chiudere per forza. La replica del primo cittadino Pierluigi Biondi però non tarda ad arrivare. Nessuno vuole chiudere la Campomizzi, replica Biondi, né sfrattare chi vi risiede. Il sindaco conferma che l'accordo per l'uso delle palazzine è scaduto nel 2015, ma il Ministero non ha mai chiesto a nessuno di lasciarle, perché ad oggi non c'è un'ipotesi alternativa per localizzare gli studenti. Biondi ricorda anche che la DSU finora, secondo lui, si è lamentata soltanto senza trovare soluzioni o strategie. Il sindaco ribadisce anche che tutte le problematiche però legate ai bilanci, alle borse di studio, alle sedi alternative per i ragazzi non attengono al comune, che può solo delineare, come sta facendo, un percorso di sviluppo e rinascita. Il presidente Zobel sostiene invece che l'azienda ha sempre approvato il bilancio preventivo rispettando i tempi. La Regione però, l'assessorato di Marinella Sclocco, ce l'ha con lei sicuramente, non ha fatto altrettanto. La Sclocco a sua volta rimanda le accuse al mittente, colpa della DSU, dice. Per quanto riguarda invece le accuse di inerzia del sindaco lanciate alla DSU, Zobel ricorda che loro si erano incontrati e avviati un discorso con la vecchia amministrazione e poi hanno ribadito la necessità di una nuova casa dello studente anche alla nuova. Nessuna inerzia, conclude Zobel, ma soltanto voglia di collaborare. I nostri studenti non sono merce, sono essenziali per il territorio. Andiamo a Pescara adesso, perché entro 90 giorni saranno ultimati i lavori di messa in sicurezza di via Colle di Mezzo nella zona dei Colli, appunto, di Pescara. I lavori consentiranno l'allargamento della sede stradale con contestuale previsione di posti auto. Vediamo. Stanno per partire i lavori dell'allargamento di via Colle di Mezzo, un allargamento minimo della carreggiata stradale che servirà per mettere in sicurezza per le tante persone che la percorrono ogni giorno. Naturalmente è una strada con un rilievo altimetrico abbastanza pendente, quindi è una messa in sicurezza vera che si snoderà anche vicino al parco Pietro Pacca, qui di via Colle di Mezzo, dove verrà realizzato anche un allargamento che consentirà nuovi posti per la sosta delle autovetture. È un lavoro di importo complessivo di 200.000 euro, 142.000 euro di lavori, il 29% di ribasso, e la ditta che ha vinto, che si è aggiudicato l'appalto, è la ICF SRL di Teramo.
I lavori inizieranno appunto tra circa una settimana e possiamo dire che il tempo della durata totale dei lavori è di circa 90 giorni. Abbiamo già inserito un'altra quota per ultimare la strada che prenderà forma nei prossimi 9-10 mesi, per cui è anche metà asfalto di Via Colle Scorrano, per cui diciamo che questa zona si sta rifacendo il look dopo tanti anni di incuria e di imperizia. La notizia di cronaca adesso, andiamo a Giulianova perché dovrà ripetere l'anno scolastico ma potrà frequentare l'alternanza scuola-lavoro lo studente 18enne giuliese dell'Ipsia Pagliaccetti di Giulianova, appunto, che lo scorso 20 febbraio ha colpito con una coltellata al volto un compagno di scuola 17enne nel corso di un alterco, e l'effetto della decisione di sospensione dall'attività didattica fino a giugno adottata dal consiglio d'istituto alla scadenza del provvedimento temporaneo di sospensione di una decina di giorni in attesa della conclusione dell'istruttoria dell'organo collegiale sulla vicenda. Il pugno duro usato dal Consiglio è stato accolto con amarezza dalla famiglia e dal giovane stesso, che attraverso il suo legale sta valutando l'ipotesi di ricorrere per il momento all'organo di garanzia della scuola. Per quel che riguarda il minorenne ferito, invece, ancora in convalescenza dopo l'intervento per la suturazione della ferita alla guancia sinistra, il Consiglio d'Istituto non ha adottato provvedimenti in attesa di ascoltarne la versione dei fatti al rientro in classe. E adesso ci spostiamo ad Atessa perché per domani e domenica alla Sevel di Atessa la FIOM CGIL ha proclamato lo sciopero per protestare contro i turni di recupero dovuti allo stop per il maltempo. Vediamo. Due giornate di sciopero in occasione delle giornate di recupero causa maltempo in Sevel. Perché questa decisione da parte della FIOM? Allora, innanzitutto bisogna sottolineare il fatto che in Sevel non c'è più una discussione. L'azienda informa e le organizzazioni sindacali prendono atto. Quindi noi con questo sciopero torniamo a chiedere l'apertura di un tavolo negoziale per affrontare tutte le varie questioni. In primis, in questa fase, quella che riguarda la necessità che l'azienda ha di effettuare delle giornate di recupero. Dopodiché siamo rimasti sorpresi, e questo bisogna dirlo con chiarezza, dalla decisione del prefetto di bloccare il traffico dei mezzi pesanti su tutta la provincia di Chieti. Non si può, secondo noi, paralizzare un'intera area industriale per qualche millimetro di neve. E poi ancora, noi crediamo, così come hanno fatto tutte le altre aziende che sono state costrette a fermare le attività produttive, noi crediamo che i fermi della produzione debbano essere gestiti, quando è possibile, questa volta lo era, con la cassa integrazione. Non si può chiedere alle persone di andare in fabbrica di sabato e di domenica perché, come in questo caso, è scesa un po' di neve. La FIOM sottolinea anche che queste due giornate di recupero vengono messe proprio in occasione del voto delle elezioni politiche. Sì, bisogna sottolineare quest'altro aspetto, cioè che tante persone saranno impegnate ai seggi elettorali, che comunque il Paese vive in quel weekend questa condizione di coinvolgimento per le elezioni, e quindi ignorare questi aspetti significa essere un po' irresponsabili, nel senso che non puoi chiedere alle persone di andare al lavoro di sabato e di domenica sapendo che comunque in questo nostro Paese si svolgeranno delle elezioni importanti e tanta gente sarà impegnata ai seggi. Ci spostiamo a Teramo adesso perché la ASL, la provincia e la commissione provinciale pari opportunità hanno deciso di festeggiare insieme l'8 marzo con due iniziative all'insegna dell'informazione e della formazione sulla rete dei servizi pubblici dedicata all'universo femminile. A 30 anni dall'istituzione della commissione pari opportunità di Teramo, prima in Abruzzo e tra le prime in Italia. Vediamo. La ASL di Teramo, la provincia e la commissione pari opportunità quest'anno si sono messi insieme per celebrare la festa della donna in una maniera non retorica, celebrando 30 anni di commissione pari opportunità. Abbiamo deciso di mettere in piedi due appuntamenti, uno il 7 marzo per celebrare i 30 anni di pari opportunità nella provincia di Teramo e poi l'8 marzo invece per presentare quella che è la rete antiviolenza messa a disposizione della provincia di Teramo. L'8 marzo sarete tutti insieme
insieme presentando la rete di servizi a sostegno delle donne. In provincia di Teramo abbiamo un centro antiviolenza che è il centro antiviolenza La Fenice, così come abbiamo una casa rifugio a indirizzo protetto che è Casa Maia e che riesce addirittura ad ospitare 3 nuclei familiari con minori. Sono un vanto per questa provincia, che noi gestiamo, servizi che noi gestiamo direttamente, sono un punto di riferimento per tutte le donne della provincia di Teramo e non solo, però io voglio anche dire con forza che l'esistenza di un centro antiviolenza e di una casa rifugio in realtà sarebbero cattedrali nel deserto se non ci fosse intorno tutta una rete che fa sentire la donna protetta. L'8 marzo l'ASL di Teramo ha aperto Open Day dei reparti che hanno ricevuto il premio Bollino Rosa. Open Day nel senso che saranno aperti degli ambulatori gratuiti per visite ed ecografie. Il tema suggerito dal Ministero della Sanità è quello dei fibromi uterini, quindi sarà un focus sui fibromi. A Teramo in modo particolare, oltre ai due ambulatori, sarà presente un infopoint dove si potrà con le donne parlare di questo tipo di patologia che pur frequentissima spesso non è conosciuta appieno dalla popolazione femminile. L'ASL di Teramo ha strutturato in questi anni un vero e proprio percorso di servizi e accoglienza nei confronti delle donne, a partire dal pronto soccorso. Sì, l'azienda si è veramente strutturata e si va ancora strutturando e perfezionando su percorsi ben definiti per quanto riguarda le patologie della donna e delle violenze, della violenza sulle donne. Abbiamo il percorso Rosa che parte dal pronto soccorso con la collaborazione un po' di tutti gli altri reparti, in modo particolare del reparto di ostetricia. È un'azienda attenta alla salute delle donne, alla prevenzione delle malattie femminili. Noi speriamo di migliorare sempre nel tempo. A Roma questa mattina presso il Ministero della Salute è stata celebrata la terza giornata dell'udito, organizzata dall'associazione Nonno Ascoltami in occasione della giornata mondiale dell'udito indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tanti gli esperti in campo uditivo che si sono confrontati tra i principali temi legati anche alla prevenzione. Ospiti d'eccezione il giornalista Luciano Onder e l'attore Lino Banfi, che ha ritirato il premio Ambasciatore della Prevenzione nel servizio di Vestina News. Mauro Menzietti, siamo a Roma, lei è l'ambasciatore dell'associazione Nonno Ascoltami, adesso è il presidente onorario, oggi qui a Roma, come abbiamo detto, per la terza giornata dell'udito, una bella giornata condita anche dal premio Lino Banfi. È una grandissima operazione di sensibilizzazione e di comunicazione, quella che stiamo organizzando qui a Roma per lasciare un messaggio molto importante a tutti i cittadini per la patologia dell'ipoacusia, cioè per i problemi di udito la chiave fondamentale è la prevenzione. Parola ordine, comunicazione, sensibilizzazione, dobbiamo fare in modo che la consapevolezza del problema sia sempre più ampia e questo è quello che abbiamo fatto oggi qui a Roma. Abbiamo adunato tutta la comunità scientifica italiana e anche le istituzioni, il Ministero della Salute, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche dei testimonial come Luciano Onder, Lino Banfi, a cui abbiamo consegnato il premio Ambasciatore della Prevenzione, appunto per far sì che questo messaggio sia divulgato nella maniera più ampia possibile. Prevenzione che si fa naturalmente incontrando più gente possibile. In ottobre Nonno Ascoltami organizza una campagna che gira per tutte le piazze d'Italia portando gli ospedali proprio in piazza e quindi portando i medici a contatto con la gente affinché possano dargli un consiglio e in qualche modo confortarli e indirizzarli sulla soluzione da intraprendere. Ecco, è importante anche sensibilizzare i giovani. Pensate che si stima in oltre 1 miliardo di giovani quelli esposti a danni permanenti per uso improprio di smartphone, cuffiette e così via. Quindi attenzione al rumore, attenzione a mantenere questo senso protetto, fare dei controlli periodici e rivolgersi al medico quando si hanno dei problemi. L'associazione cresce, si allarga sempre di più, come Onlus possiamo sicuramente accedere ad altre iniziative che ci permettono di essere dal punto di vista istituzionale accreditati anche su altri tavoli. La cosa più interessante è sicuramente il fatto che l'Italia è stata inclusa nei progetti mondiali di prevenzione, nei programmi mondiali di prevenzione per i disturbi dell'udito, proprio grazie a Nonno Ascoltami, all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Apriamo adesso la pagina dello sport, perché con la direzione di Giua della sezione di Olbia domani il Pescara giocherà
sul campo del Cittadella. Non convocati gli acciaccati Proietti e Bovo, lo squalificato per rotta e per scelta tecnica sia Elizalde che Jaime Baez. Gravillon è favorito per il posto in difesa al fianco di Ugo Campagnaro, l'ex Valzani a centrocampo è in vantaggio su Koulibaly, mentre in attacco Zeman potrebbe rilanciare Mancuso e Pettinari che sono andati in panchina nella scorsa partita contro la Cremonese. Ascoltiamo le parole pronunciate questa mattina dall'allenatore biancoazzurro Zdeněk Zeman nella conferenza stampa post rifinitura. Vabbè, dai numeri se vince che giocano meglio quando c'hanno spazio, e spazio lo trovano sicuramente più fuori casa che dentro casa. Poi che per me giocano bene, giocano molto sul movimento, gli avanti stanno sempre dentro l'area e quindi il problema è di non farli arrivare. Vabbè, io penso che ci sono anche interessi di soldi. È normale che puoi vendere Benali o Zampano perché sono giocatori che hanno fatto qualche film. È più difficile vendere qualcuno che ha giocato poco o non ha giocato. E sul resto, io ripeto, di solito le squadre è giusto che li fanno società, è anche giusto che si confrontano con l'allenatore. Poi lui ha detto che abbiamo preso giocatori che hanno delle caratteristiche che cercavo io e quindi è tutto a posto. Vabbè, io spero che riusciamo a migliorare. Io ripeto, il nostro primo difetto è questo, che un giocatore vuole palla sul piede e poi comincia a giocare. E per me poi è tardi. Se non ci proponiamo, se non andiamo dentro spazi per ricevere in corsa, è difficile arrivare. Non abbiamo mai visto in campo Macin. Da cosa dipende? Ma per me dovrebbe giocare mezzo sinistro dove attualmente c'è Brumman. Poi è difficile saltarlo, però io penso che prima o dopo le farà. Anche se in allenamento non sta sempre molto attento, però c'ha delle buone qualità. Lo vede in crescita Brugman, mister, ultimamente? No. No? No. Neanche lievemente? No. Cioè, che cosa vuole da Brugman? Che cosa si aspetta? Che fa scorrere il gioco. Quindi con che diciamo, più fluidità di manovra. Che costruisce, che costruisce il gioco. La tua partecipazione mercoledì all'incontro con i 5 Stelle, c'è qualcosa che le ha dato fastidio o tutto ok? Non so, io non seguo quello che dicono gli altri. Ripeto il concetto che io penso che non è un voto segreto, uno si può schierare anche pubblicamente. Scendiamo in Serie C perché domani scende in campo anche il Teramo a Padova contro la capolista. Tegola sul diavolo che rischia di perdere in extremis, oltre a Panico, Varas e Amadio, anche Bacio Terracino che ha subito un colpo al ginocchio ed è a fortissimo rischio. Tornerà Ventola invece dal primo minuto con Sales che va a sinistra nel pacchetto di difesa. Mediana con De Grazia playmaker, Ilari e Graziano, mentre in attacco, se Bacio Terracino non dovesse farcela, spazio a Tulli con Gondò e San Domenico. Le ultimissime dal Bonolis dopo la seduta di rifinitura con Ania Cantagalli, vediamo. Teramo a caccia del primo sorriso nel 2018, a caccia anche del primo successo stagionale in trasferta, ci proverà domani in casa della capolista Padova, un impegno sulla carta molto proibitivo per la formazione di Palladini, ma lo stesso tecnico sottolinea ancora una volta quanto sia necessaria una vittoria in questo momento del campionato per uscire da un momento sicuramente molto complicato. Purtroppo serve come il pane, che in questo momento abbiamo analizzato con lo staff tutte le partite che abbiamo fatto e sinceramente aver raccolto solo due punti è un peccato, perché se andiamo a analizzare anche la partita di sabato scorso abbiamo fatto 30 minuti, una buona gara, alla prima difficoltà abbiamo regalato per un'altra volta dei gol agli avversari che non hanno bisogno di questi regali, quindi abbiamo lavorato su questo, sulla testa, perché dobbiamo lavorare soprattutto sulla testa, perché sembra che alla prima difficoltà tutto crolli, tutto quello che di buono è fatto viene vanificato.
Quindi andremo a Padova a fare la nostra partita cercando di fare il risultato positivo, perché dobbiamo provare a fare il risultato positivo. Capitolo formazione: non ci saranno né Amadio né Varas per squalifica, entrambi torneranno domenica prossima nell'impegno importantissimo che si giocherà qui al Bonolis contro il Sant'Arcangelo. Non ci sarà domani neanche Panico per una distorsione alla caviglia ed è in dubbio Bacio Terracino per una botta al ginocchio rimediata nelle ultime ore. Se non dovesse farcela, ci sarà al suo posto molto probabilmente Tulli, mentre Gondò e Fratangelo si contendono un posto da punta centrale nell'attacco. Dall'altra parte San Domenico dovrebbe essere certo di una maglia, scelte obbligate a centrocampo con le squalifiche di Amadio e Varas, mentre nota positiva per Palladini è il rientro dal primo minuto di Ventola, che consentirà di spostare Sales dall'altra parte. Nella formazione di Bisolo invece assente Guidone per squalifica. Forse Panico, Bacio Terracino da valutare perché ha avuto un problemino, però i giocatori ci sono a disposizione e con quelli che abbiamo a disposizione dobbiamo fare la partita che serve domani. Paini potrebbe scendere dall'inizio, come potrebbe scendermi lì, potremmo trovare delle soluzioni diverse anche domani. Queste non sono le partite che si preparano da sole, no? A livello mentale, perché incontrare la prima in classifica, le motivazioni sono altissime. Quindi noi abbiamo un vantaggio, non è che abbiamo un vantaggio, noi dobbiamo andare a fare, abbiamo meno pressioni, abbiamo la possibilità di dimostrare quello che valiamo contro la prima in classifica, e quindi dobbiamo andare sereni e tranquilli, questo deve essere il nostro obiettivo. E a proposito della gara di domani pomeriggio a Padova, questa mattina sono entrati in azione due mezzi spazzaneve per ripulire il terreno di gioco, lo vedete, dello stadio Euganeo. La società biancoscudata, ma soprattutto i giardinieri che curano il manto erboso, hanno scelto di non coprire il prato con i teloni, come è successo in altre occasioni. Una scelta dettata dalle previsioni del tempo, che per oggi e domani hanno previsto la neve trasformarsi in pioggia, con un conseguente innalzamento delle temperature. I teloni, se la neve si fosse sciolta, avrebbero rischiato di rovinare troppo il campo. In questo caso si spazzerà invece direttamente la neve, fermo restando che domani la gara non è assolutamente a rischio, ma il terreno di gioco non sarà certamente perfetto, considerate appunto le piogge previste. Il maltempo ha condizionato anche gli allenamenti del Padova, che questa mattina non ha effettuato la seduta di rifinitura allo stadio Appiani, che dovrà essere sistemato per permettere alle giovanili di giocare da domani pomeriggio. I biancoscudati hanno sostenuto la seduta di rifinitura questo pomeriggio alla Guizza, con i campi che sono stati resi praticabili. Scendiamo in Serie D adesso, perché il presidente dell'Avezzano Gianni Paris ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi circa alcune pendenze pregresse con l'erario, che avevano comportato il sequestro preventivo di due conti correnti personali. Problemi che sono stati risolti con il pagamento delle imposte, che è avvenuto nei giorni scorsi. Vediamo. Un anno e mezzo fa ricevo un accertamento da parte della Guardia di Finanza per l'IVA e l'IRPEF dello studio per gli anni di imposta 2012, 13 e 14, ed in particolare per gli anni 2012 e 2013 la Guardia di Finanza, su disposizione del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, dispone due sequestri preventivi. Queste somme sono state praticamente bloccate sul mio conto corrente professionale per pagare poi le tasse. Io stesso ho chiesto e ho ottenuto da parte del GIP di entrambi i procedimenti di sequestrare le somme e pagare le tasse. E quindi, cosa che è stata fatta, ci tenevo a far star tranquilli i tifosi dell'Avezzano Calcio. La squadra e la società procedono spediti verso l'obiettivo che abbiamo, che è quello dei playoff, e il presidente, nella veste di avvocato, ha pagato le tasse per questi due anni di imposta. 310.000 euro non sono pochi,
poche, quindi sfido tanti a fare la stessa cosa, e sono ecco contento che oggi si sia chiusa anche una vicenda che poi ha portato lo Stato, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione e l'Agenzia delle Entrate ad avere ciò che era appunto dovuto per quegli anni d'imposta. E con questa notizia concludiamo anche questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.